Buon pomeriggio e bentornati a Lunedì Sport. Sarà gara 3 a decidere il destino per la promozione in Serie B di volley tra la Fenice ed il Casarano. Ieri alle Balla di Leo i Diavoli Rossi di Pino Tauro si sono imposti con il punteggio di 3-1 sugli ospiti in una sfida al Cardio Palma per tutti e quattro i set, in cui la classe dei vari protagonisti in gara è stata determinante. Una rincorsa punto a punto entusiasmante con il Balla di Leo che sembrava la succursale del Monterisi in un contagio di tipo assolutamente rosso. I parziali 25-23, 23-25, 11-25-22 dei padroni di casa fa capire per davvero che la Serie B è ancora possibile a patto di riuscire a conquistarla fra 7 giorni in quelle di Casarano, dove il tipo locale sarà certamente agguerrito per dare energia ai loro beniamini. E allora andiamo a sentire l'analisi post partita di Fenice Volley Casarano nelle parole di uno dei giocatori di punta, Alessandro Perilli. Sentiamo. Alessandro Perilli, allora, che soddisfazione è dopo questa bella vittoria? Beh, è una bellissima soddisfazione. Dopo la partita che diciamo si era messo un pochino male, poi piano piano, un passo alla volta, con gioco di squadra ci siamo riusciti a vincerla 3-1. Adesso toccherà anche la 3, a casa loro, a Casarano, e speriamo di vincere. Senti Alessandro, tu sei entrato all'inizio del secondo set, da lì in pratica è partita la svolta per voi, no? Sì, diciamo che il cambio ha dato quel giusto impulso alla squadra per poter, diciamo, dare la svolta della partita completa. Speriamo che continui così, Senti, tra una settimana va bella a Casarano. Sì, quelli di Casarano che hanno anche un pubblico abbastanza, diciamo, battaglioso, ecco, e bisognerà dare il 100%. Grazie. Queste dunque le parole di Alessandro Perilli. Va anche ricordato che adesso la serie playoff è sull'1-1, visto che la prima gara lo scorso 29 aprile era stata vinta da Casarano con il punteggio di 3-0. Ancora pallavolo, titoli di coda per i campionati di Serie B per la B1 Donne. La Libera Virtus conclude la sua prima stagione con una salvezza sofferta, vincendo sul terreno della Scafati con il punteggio di 3-2. È sembrata più un'amichevole, ma evidentemente ormai con gli obiettivi già raggiunti si è data comunque vita ad una partita intensa e entusiasmante che è durata fino al quinto set, quando la Libera Virtus ha vinto con il punteggio di 15-4. Per quanto riguarda invece il campionato di Serie B2 donne, la Pallavolo Cirignola, la matricola terribile del campionato, chiude con un settimo posto finale del suo primo campionato di B2, perdendo nelle derby contro Prisma Pari con il punteggio di 3-1. Non va dimenticato comunque che è stata una stagione incredibile, tra infortuni di diverso tipo che hanno coinvolto alcune giocatrici di punta, ma comunque adesso bisognerà gettare i presupposti per una prossima stagione che si spera sia intensa ed emozionante. Adesso parliamo di calcio, Serie D. L'Audace Cirignola chiude la regular season con un pareggio 1-1 a Picerno. Sarà contro la Cavese la sfida playoff in programma il prossimo 13 maggio. Sfida ad eliminazione diretta. E questo è l'esito che è scaturito dall'ultima giornata di campionato. I gol sono arrivati nel secondo tempo all'11esimo con Tedesco lesto a battere sotto misura Maraolo. Poi il pareggio arriva su azione, partita da calcio di punizione di Dojovic, su cui arriva Luca Russo che insacca. E quindi la sfida sarà con la Cavese, che già è stata battuta dall'Audace sia nel girone di andata che in quelle di ritorno. Chiusura ancora di calcio, ma con la Serie A lo scudetto prende definitivamente la via di Torino. Infatti il Napoli, nella tesa sfida di ieri contro il Torino, ha pareggiato 2-2 con il Granata dell'ex Mazzarri, e di questo dunque ne beneficia la formazione bianconera, che sicuramente domenica prossima festeggerà anche matematicamente il suo settimo scudetto. Ma sono ancora aperte le destinazioni sia per quanto riguarda la salvezza che l'Europa. Per l'Europa, importante successo dell'Inter che batte 4-0 l'Udinese, mentre la Roma vince di misura a Cagliari e la Lazio viene fermata in casa dall'Atalanta. In chiave salvezza, ottimi successi
per Chievo e Spal. Gli Scaligeri 2-1 al Crotone e mettono nei guai Zenga. La Spal 2-0 al Benevento e il Genoa viene battuto in rimonta dalla Fiorentina con il punteggio di 3-2. È tutto per questa edizione di Lunedì Sport. Grazie per averci seguito. Prossimo appuntamento con il telegiornale stasera alle 19. A più tardi.